Uè, o Napoli si è qualificato agli ottavi di Champions. Complimenti, complimenti o Napoli. Sì! Un silenzio assoluto. Prima del girone, sono 10 che dissero dall'Ajax. Sono 10 cipolle. Mi raccomando, l'Ajax ne manca buono. Non manca buono, l'Ajax c'ha un'amoratrice palluna, sì, ma prima. Vabbè, ma è illegale, questo Napoli è illegale, ragazzi, ma che cos'è il Manchester City, ma che cos'è il Barcellona, il Bayern Monaco, ragazzi, questo Napoli è 100 bellezze, questo Napoli ha il condottiero Spalletti. Il Napoli, permettetemi di dirlo, è un martello pneumatico, io credo, e budubu, che vi ricorda famosa citazione di un film degli anni 90, se non ricordo male, sì, erano anni 90. Veramente, ragazzi, è una squadra che sembra veramente costruita alla perfezione per un allenatore come Luciano Spalletti. Il Napoli continua a dettare legge. Il Napoli continua il suo momento d'oro. Il Napoli continua il suo momento di imbattibilità. Lala, che ci resta da fare? Bisogna fargli solo i complimenti. Si sono qualificati in 4 partite vincendole tutte. Raga, io li guardo con un pizzico di invidia in Europa perché hanno fatto un percorso esemplare. Stanno, ma poi la cosa forte, li stanno prendendo tutti a cazzo in faccia. A cazzo in faccia duro. 10 gol all'Ajax in 2 partite. Ragazzi, tantissima roba, veramente. Tanto di cappello a questo Napoli, applaudiamo perché io non ho altri aggettivi. Non ho altri aggettivi. Ragazzi, fate paura, fate veramente paura. Lo dico a voi napoletani, fate veramente paura. Però siete anche belli da vedere, ragazzi. Ma come si fa? Ma come si fa a non divertirsi? E nonostante tutto, l'arbitro ci ha provato anche stasera, eh? Ha inventato qualcosa, ma contro questo Napoli. Anche l'arbitro non può far nulla, non può far nulla perché veramente, ragazzi. Comunque, ragazzi, che partita abbiamo fatto ancora una volta. Ancora una volta un Napoli arrembante, ancora una volta un Napoli che mostra i muscoli, ancora una volta un Napoli che vuole stare costantemente nella metà campo avversaria. Una partita di livello eccezionale. Infatti, ragazzi, il 4-2 onestamente ci sta anche stretto. Una squadra che per il gioco che offre ci regala una forma d'arte. Una forma d'arte che ha raggiunto la sua massima espressione sul secondo gol. Una velocità d'esecuzione pazzesca, una qualità tecnica. Che bello, che spettacolo che ci sta regalando questo Napoli. Che spettacolo, che spettacolo. Penso che sia arrivato il momento di smettere anche di sorprendersi. È inutile continuare a sorprendersi, è inutile. È inutile che ci mettiamo qua, che ci sorprendiamo, che diciamo, oh mio Dio, ma che Napoli! Napoli strepitoso, Napoli galattico, Napoli eccezionale, Napoli fantastico. Napoli veramente fantastico. Un risultato che mi permetto di dire anche bugiardino. Perché non per i due gol dell'Ajax, ma perché per come è stata la partita, per come ha giocato il Napoli, meritava un margine ancora più ampio. Voi direte, minchia, sei, gliene hai fatti. Ma il ritmo quello era. Solo che stasera ci siamo un po' abbandonati alla sufficienza. Kvaratskhelia, show. Che giocatore incredibile. 10 milioni, gol, assist, prestazioni da urlo, anche rigorista. So cosa più dire su Giorgiano e sul Napoli, che è veramente spettacolare. Sebbene gli olandesi siano veramente lontani anni luce dalla squadra importante e fenomenale che aveva creato Ten Hag. Che Napoli. Che Napoli, che squadra, ragazzi. Che spettacolo, che divertimento, che... Non voglio ripetermi, questi sono la felicità di giocare a calcio. Veramente... Non ci sono più parole.
Signori, siamo agli ottavi. Ottavi, sì, ottavi, quarti, semifinali, finale, vittoria. No, non ci illudiamo, perché veramente potrei... No, onestamente sarebbe un miracolo. San Gennaro si squaglierebbe là da solo se il Napoli dovesse vincere la Champions League. Quindi dimentichiamo la Champions League.